Come funziona il Krav Maga e di che cosa è composto? Considerare il Krav Maga un sistema che analizza quella che è la situazione di aggressione, le dinamiche di aggressione, di violenza fisica e mentale ovviamente, tutto quello che è l'aspetto del preconfronto, e lo lavora su due settori principali. Uno che è quello della situazione di sorpresa, in cui entrano in gioco quelle che sono, diciamo, le reazioni e gli schemi di protezione naturali, e uno che invece è la situazione di fighting vero e proprio, in cui il combattimento è conclamato e si fa, diciamo, a botte in una situazione in cui regole non ce ne sono e protezioni non ce ne sono. La grande confusione riguardo al Krav Maga spesso riguarda la mancata distinzione tra questi due elementi, la mancata considerazione del fatto che il Krav Maga ha uno scopo specifico e se è indirizzato ai civili è ancora più specifico se parliamo di difesa personale, e l'epopea terrificante che vede nel Krav Maga un sistema di derivazione militare e quindi qualcosa che con chissà quali tecniche dei servizi segreti ti consente di averla meglio su un combattente molto più preparato e molto più allenato di te. Beh, sono fesserie. E combattere richiede allenamento e richiede coraggio, ovviamente, e richiede preparazione, una preparazione fatta di sacrificio e di dedizione. Il combattimento invece per la difesa personale viene utilizzato per, come strumento di rafforzamento mentale e come contesto di prova delle tecniche in una situazione dinamica e non collaborativa. Il che non vuol dire che una persona che è preparata, diciamo, ad affrontare uno scontro in una situazione di difesa personale può sostenere un incontro sul ring. Molto spesso si dice che il Krav Maga è basato sulle reazioni naturali. Sì, in parte, per quanto riguarda quelli che sono gli schemi, diciamo, principali di difesa personale. Perché? Perché nella situazione di difesa personale presupponiamo che è possibile, non dovrebbe esserlo, ma è possibile, venir colti di sorpresa. Per cui gli schemi che abbiamo, per quanto noi possiamo allenarci, vengono attinti a una parte del cervello che richiama degli elementi istintivi di autoprotezione. Su questi movimenti istintivi di autoprotezione si fondano le nostre tecniche. C'è una grande confusione tra quelli che sono, diciamo, dei riflessi istintivi naturali di autoprotezione e quelli che sono dei movimenti naturali. Voglio dire, grattarmi la faccia è un movimento naturale, ma non per questo ci faccio una tecnica sopra. Mentre se mi arriva qualcosa in faccia e io riesco a vederla, molto probabilmente metterò le mani in avanti e allontanerò il volto. Se invece arriva qualcosa o vengo allarmato o sento un forte rumore, cercherò di proteggere i miei punti vitali normalmente chiudendomi, che è una reazione che spesso capita quando piovono botte e semplicemente non sappiamo da dove arrivino e nemmeno che cosa fare. Le tecniche di Krav Maga legate quindi alla situazione di difesa personale, che normalmente riguarda al primo istante dell'aggressione, si basano su queste azioni. Perché? Perché sono un po' come il paracadute, sono un po' come l'ABS della macchina, che sopperiscono al fatto che noi siamo stati colti di sorpresa. Ma, molto molto importante, la logica del Krav Maga non è quella di farsi cogliere di sorpresa perché poi comunque sia la tecnica, ma di avere uno stato di allerta che ci consente di poter prevenire ed evitare una situazione di sorpresa. E qua veniamo all'altro elemento, che è quello del combattimento. Il combattimento nel Krav Maga viene studiato con la logica del fatto che non ci sono regole, non ci sono protezioni, e che virtualmente l'ambiente, le altre persone possono essere un vantaggio o uno svantaggio. Quindi si viene allenati a saper combattere in tutte le condizioni e in tutte le posizioni e in tutte le dinamiche che possono comportare elementi di costrizione, elementi di vantaggio e di svantaggio, la presenza di altre persone che possono aggiungersi al combattimento e aiutarci, o aggiungersi al combattimento ed esserci l'ostacolo, o addirittura esserci nemiche, e la presenza chiaramente di oggetti anche occasionali, eccetera eccetera. Il combattimento per il praticante di Krav Maga è chiaramente uno strumento per ottenere quella che è la vittoria della situazione, il che implica il fatto che ci si faccia il meno male possibile, si faccia esattamente il danno necessario per far sì che la persona non voglia continuare il combattimento o non possa continuare il combattimento, si stia all'interno di quelli che sono i parametri legali e si stia all'interno di quelli che sono i propri valori etici.
Ovviamente, nella logica del Krav Maga, che è una logica molto più ampia, rientrano tutta una serie di elementi specifici diretti a persone che hanno dei ruoli con appunto dei compiti specifici, ad esempio le forze di sicurezza, le forze di polizia, gli ambiti ovviamente militari e tutti quelli che sono i ruoli di protezione in una terza persona, di IP protection, se vogliamo utilizzare un termine che fa molto figo. Ma chiaramente è molto importante non confondere queste aree, perché il compito di un civile e il ruolo di un civile sono diversi da quelli di, per esempio, una guardia del corpo, che sono ancora diversi da quelli di un militare, che sono ancora diversi da quelli di un agente delle forze di polizia o dell'ordine. Molto spesso si vede spacciato per Krav Maga per civili una serie di dinamiche che tendono al controllo, quando alla fine, se pensiamo alla difesa personale, il concetto di controllo è qualcosa che va assolutamente diciamo evitato se non in casi estremamente specifici e richiede un'abilità molto alta. Quindi, per intenderci, il Krav Maga non è un sistema di leve, assolutamente non è un sistema di leve. Sicuramente il compito del civile non è quello di terminare l'avversario, quindi quando si vedono tecniche di spezzacollo o in cui si infierisce sull'avversario a terra per finirlo, in particolare dopo aver effettuato fantomatici disarmi con le armi, anche quello sarebbe un bel capitolo. Sicuramente non è qualcosa che attiene i civili, perché nel momento in cui la minaccia è cessata, tu non hai ne nessuna necessità di continuare con la tua azione difensiva, perché la tua azione difensiva non ha nessun senso, non ha luogo d'essere, ma al limite fanno parte di contesti molto specifici, di dinamiche molto specifiche, relative magari al contesto militare. E infine, situazioni di IP protection possono essere assimilate anche ai civili, ma che abbiano un livello sufficientemente alto da sapere intanto proteggere se stessi. Proteggere gli altri è qualcosa che fai ovviamente quando sei come minimo in grado di proteggere te stesso, altrimenti fai solo un gran casino. Quindi, per concludere, il Krav Maga è una bellissima disciplina, va intesa per quello che è, quindi l'aspetto della difesa personale è una parte di quello che è il percorso del Krav Maga, dopodiché su determinate tematiche, su determinati argomenti diventa, a mio modestissimo parere, molto simile a quello di un percorso di arte marziale. L'aspetto della difesa personale in sé per sé, quindi dei movimenti di difesa personale, sono legati a quelli che sono i riflessi naturali di autoprotezione. Tutto il resto è legato a meccaniche naturali dei movimenti che sono molto molto simili a quelle di altri contesti di combattimento a contatto, con la considerazione che la situazione e diciamo le dinamiche e gli strumenti che si hanno in un combattimento per strada sono molto diversi da quelli in un combattimento da ring. Ma comunque la biomeccanica dei movimenti corporei è la stessa. Molta praticità, poche cavolate e tutte cose che possono essere realisticamente imparate da una persona comune, con la specifica che il combattimento in sé per sé è qualcosa che richiede tempo. Il combattimento normalmente nei corsi di Krav Maga, soprattutto per persone che non fanno più di 1 o 2 anni e che lo fanno per una questione di sicurezza personale, è qualcosa che serve come strumento per rafforzare la propria mentalità da combattente, per essere capaci di non mollare, di avere una mentalità combattiva che supporti le tecniche e per provare alcune tecniche in situazione dinamica e non collaborativa. Tutto qua. Nessuno diventa un campione da ring facendo Krav Maga. Per diventare un campione da ring devi fare uno sport da ring. Boom!